undicesima edizione per la Forans Cup, il circuito di gare di triathlon e duathlon organizzato dalla società romana Forans Team. Le gare 2014 inizieranno nel mese di marzo a Formello per concludersi ad ottobre a Santa Marinella. A parlarne durante la conferenza stampa di presentazione Gianluca Calfapietra, presidente della Forans Team, e Marco Comotto, vicepresidente della Forans Cup. 11 edizioni per noi sono oltre 100 gare all'attivo, quindi come know-how, e questa è una cosa importantissima. E, è un grosso impegno, però l'undicesimo anno diventa ancora più interessante, ci stiamo divertendo, ci abbiamo preso anche gusto, quindi continuiamo così. Il gruppo Forans è il gruppo che per primo ha spinto molto l'attività, soprattutto nella regione Lazio fondamentalmente, e organizza negli anni, ha organizzato dalle 6 fino a crescere alle 10 gare circa, e quindi è una società molto importante da questo punto di vista per la nostra regione. Presenti all'evento la maratoneta Franca Fiacconi e i triatleti della Forans. La maratona di New York è indubbiamente la maratona numero uno al mondo, quella più conosciuta, quella più famosa. Vincerla è abbastanza indescrivibile, perché è il sogno di una vita, di un maratoneta, e comunque anche quello di un ragazzino, perché è proprio una manifestazione che viene vista come il massimo che ci può essere nelle corse su strada. Ho cominciato che avevo 15 anni con le gare promozionali e le gare ovviamente sulle distanze adatte alla mia categoria, fino poi a specializzarmi nelle gare lunghe. Mi sono specializzata proprio nell'estremo che è l'Ironman, e da quest'anno inizia questa nuova avventura con questo bellissimo team, da cui veramente finora ho avuto tanto e spero di regalare tanti bei risultati. Parole di ammirazione per il lavoro svolto dalla società romana negli ultimi 10 anni arrivano anche da Luca Pancalli, assessore capitolino allo sport. Io credo che quello che vada sottolineato è la capacità di questo gruppo sportivo di saper coniugare lo sport d'élite di livello, quindi della grande competitività, anche con un'attenzione a quello che è lo sport di base e che insomma a noi sta particolarmente a cuore, con un'ottica di diffusione delle attività motorie in maniera sempre più diffusa tra i nostri giovani.